Pronto? Pronto? Pronto, mi Ciao. senti Claudio? Ciao. Ciao, ciao. Niente, io volevo dire che la scoperta dell'America Sì? bisogna considerarla come una delle più terribili catastrofi nella storia dell'umanità. E bisogna considerare la scoperta del Nuovo Mondo l'inizio di un genocidio che non ha uguali. Eh sì. Ci sono cifre e dati. Esatto. Però vedi, e quello ci permette di cambiare delle cose da Sì. qui a tot anni, capisci? Questo è l'orrore, cioè, purtroppo dobbiamo lavorare in questa merda. Certo. I più arrabbiati comunque attualmente, voglio dire, Sì? i giorni nostri, sono i indiani nordamericani. Chiedono addirittura che vengano annullate tutte le manifestazioni che riguardano il cinquecentenario, Sì. Beh, cioè la scoperta da parte di Colombo. ma era già avvenuto Sì, questo. dicono che per loro è solo un anno di lutto perché la Infatti. cosiddetta civiltà occidentale ha distrutto, dicono, il nostro ambiente naturale, violato le nostre tradizioni religiose e culturali e ridotti i nostri giovani all'alcolismo, Certo. praticamente. Questo è quanto Ne pensano gli americani d'America. sì, perché Cioè. quando sbarcò Colombo nel continente c'erano 2000 razze, cioè dagli eschimesi Sì, ma dell'Alaska, erano tantissimi, sì. sì, Allora. a quelli della Terra del Fuoco, ai quelli delle grandi pianure, Incas, eccetera, eccetera. E c'erano delle raffinate civiltà, non erano solo cacciatori. No, no, E anzi. poi quando Colombo arrivò nell'America centrale, perché prima arrivò lì, no? Nella parte di San Salvador, mi sembra. Sì. Sì, da quelle parti, comunque sui Caraibi. Che arrivò portato dai venti, più Sì. che altro, lui credeva di andare da un'altra parte. Esatto. E si dice che si parla di incontri con i meravigliosi popoli di natura, cioè così venivano definiti queste popolazioni, cioè i meravigliosi popoli di natura, perché diciamo che a parte che difatti ha creato una grande tradizione architettonica, artistica, le culture di quell'area avevano da tempo diciamo, elaborato un sistema ideologico fortemente incentrato sulla divinizzazione della natura. Sì. Sì, come una, come dici tu, con una molteplicità di esseri divini riferiti, che so, alle forme vegetali, alle forme animali. Insomma, a tutte le manifestazioni della stessa natura umana. No? Sì, Cioè, un sistema certo, non è ideologico, verissimo questo. un sistema ideologico diverso da quello europeo, che distingue il naturale dal sovrannaturale. Esatto. Per esempio nel Pantheon Azzecco si vede, si appare una costante, dei simboli, c'è cioè una costante sintesi fra natura, cosmo e deità. Un Sì. fatto che per la cultura europea del tempo era Impensabile. difficilmente Accetta. comprensibile. Sì, ma tu pensa che i Maya, i missionari distrussero tutti i documenti Maya, no? Che hanno Sì. incontrato nell'America centrale, solo che Sì. li avevano scritti anche su pietra e allora sono rimasto un po' di roba. Però hanno Ah. sistematicamente distrutto tutto. Ascolta, di quello che tu dici che è rimasto su qualcosa su pietra, tu ne sai qualcosa? Puoi No. dirmi qualcosa? No, posso guardare perché ho visto una trasmissione televisiva su Hai questo. visto le 500 nazioni? No, non ho visto i 500 nazioni, ma ho visto un documentario su Canale 5, Sì. uno che faceva a sera, non mi ricordo più chi, e l'ho registrato anche, Ah. e quello l'ho registrato. E appunto diceva che i missionari cristiani avevano distrutto tutta la documentazione incontrata,
per distruggere loro. Però guarda che sono state delle rivolte religiose che sono fortissime, eh? Cioè la rivolta di Nahual in Messico e la rivolta del Pueblo, che fu l'unica rivolta, furono tutte e due rivolte religiose. Sì, sì, sì. Mi parli degli Aztechi adesso? No, parlo degli Acqui messicani e dei Pueblo americani. Ho capito. Sì, i Pueblo sono considerati una delle razze più miti, no? Però sì, hanno scatenato una delle rivolte, li hanno fatta pagare a sangue. Ha scatenato una rivolta che è solo religiosa, oltretutto. I Pueblos? I Pueblos e gli Acqui. E gli Acqui. E avevano i Nahualitos, erano gli stregoni tipo Castaneda, no? Tipo sì. Don Juan. Sì, erano sì, quelli sì, che hanno condotto una grossissima rivolta. Cioè le guerre degli Acqui sono una punta miliare nella storia del Messico. Perché a proposito dei Maya, dicono che sembra che un trauma collettivo abbia colpito questo popolo e siano sparite di ricordare. E siano spariti. Cioè è una civiltà rimasta per certi versi misteriosa. Sì, sì. Vabbè, basta una generazione che non insegna a leggere e scrivere, è definita, insomma. Perché loro, quando sono arrivati, questi conquistadores, hanno pensato bene di eliminare, diciamo, le teste pensanti. Hanno lasciato più che altro dei poveri contadini. Esatto. Tu pensi che Cortes, lui è millanta di buttare giù le statue degli dei senza che gli dei intervengano. Che bravo. Io potrei entrare in qualsiasi chiesa, distruggere qualsiasi statua, interviene la polizia, ma non gli dei. Cioè, non capisco queste robe, comunque. Sì, comunque anche la storia dei Maya è abbastanza tragica. Eh sì, cioè, tutte storie tragiche. Sono là, tutte storie tragiche. Comunque è una cosa veramente, è stata una cosa veramente pazzesca. Se ne parla poco comunque, però... Sai, bisogna parlarne poco. Si riesce a parlare delle stragi naziste perché gli ebrei hanno un potere, insomma. Per me le stragi, l'olocausto è stata l'ultima crociata, nient'altro. Sì, infatti. Nient'altro, infatti. L'ultima crociata è stata. Comunque, hai sentito un'altra trasmissione? Sono riuscito a darti le date dei programmi? No, purtroppo, però mi farò dare le cassette perché quando io non posso ascoltare me le faccio registrare. Ah, sì? Devo controllare che adesso che ci sia... Comunque te le ridò fra 5 minuti. Sì, le controllo e poi, caro, casomai, se me ne manca qualcuna, mi rivolgo a te. Ma certo. Ecco. Con piacere. Casomai ci sentiamo più avanti. D'accordo. Ciao, Claudia. Ciao, Francesca. Ciao, ciao. Pronto? Sì, Claudio, sono Marco. Dimmi, Marco. Permettimi solo una correzione perché ci tengo alla precisione. Prima, quando ho terminato la telefonata, mi era venuto un dubbio di avere sbagliato il nome del Papa, Innocenzo III, avevo detto. Avevo detto sì, Innocenzo III. Certo, no, guarda, siccome mi era venuto un dubbio e ho riguardato la cassettina, è Papa Innocenzo VIII. Sì. Insomma, terzo, ottavo, non è che cambi, però insomma sono due persone completamente diverse, non vorrei attribuire a Papa Innocenzo III, insomma... Beh, guarda, tu vai tranquillo, io non faccio problema. Sì. Tu pensa che su una piccola rivista pagana, no, dove abbiamo pubblicato un articolo, ho scritto invece di Lug, il dio Lug, ho scritto il nome della festa, Lugal, adesso non mi ricordo più, no? Mi stanno facendo una polemica e adesso devo fare una seconda. Ecco, siccome che so che poi vagliano le telefonate, le passano un po' i raggi X, no? Allora non vorrei che poi, insomma... Guarda, va tranquillo perché io ho detto... Dicendo delle stupidaggini si passasse anche per... Io penso che una volta, parlando per radio, ho parlato invece di parlare della chetamina, ho parlato della cheratina. Esatto, per cui qualcuno ha pensato di usarla, spero che nessuno abbia usato la cheratina per farmi fuori di testa. Sì, sì, comunque quando i sbagli si possono dimostrare che sono fatti in buona fede, tutto il resto credo dell'impalcatura sta in piedi, sì, no? Sì, ma infatti. E siccome penso che anche lo scopo e la finalità delle tue trasmissioni sia quella di correggere delle cose che secondo te sono degli errori, no? Certo. E allora penso che sia questo lo spirito che ci anima. Sì, per sì. Cui se anche vediamo delle piccole, magari inesattezze, le correggiamo per dimostrare, credo almeno un po', la buona fede, che vogliamo stare dalla parte della ragione, sì, o della verità, o delle cose che riteniamo giuste. Sì, ma se facci, c'era un'ascoltatrice una volta che affermava che in quei giorni c'era la festa di Cerere, e aveva ragione lei, solo che io non me lo ricordavo. Sì, a parte che tutto non si può mica sapere. Sì, appunto. E ad essere precisi, in tutto non è umano, è diabolico. Infatti. Ciao, ciao. Ciao, grazie, Marco, ciao. Grazie a te, ciao. Molto, molto bene. Tanto
in effetti per radio ho sparate sciocche, ne ho fatte tantissime. L'importante è che però i concetti siano chiari. Dopo che sbaglia di un nome, un plurale, un singolare, un sostantivo, un verbo. Pronto? Senti, vuoi chiederti, ti che ti sei esperto di queste robe qua, di Apollonio di Tiana, pare che fosse un coetaneo del Cristo e fosse addirittura amico. Ti che ne siete qualcosa? No, però me lo segno. Apollonio di Tiana. Di Tiana. Sì. Controllo e dopo ti dico. Comunque non è possibile, non, te lo dico subito che non è possibile. Controllo sul materiale che ho a casa. Allora, prima di dire che non è possibile, controlla. Ti dico che non è possibile perché so per certo che non è possibile. Comunque controllerò e ti dirò la prossima volta eventualmente che cosa ho scoperto di questo personaggio. Comunque non è vero in ogni caso, Perché non è vero? Perché sei così sicurissimo? Perché non esiste! Cioè, sì. Se una... Gesù non è mai esistito come persona, per cui non può esistere una persona che l'ha testimoniato. Se una persona l'avesse testimoniato, li avremmo avuto su tutte le Bibbie, capisci? Cioè, io qui ho tre Bibbie, no? Fra gli ufficiali c'è, eccetera. E non esiste niente di questo. Vuoi che ti dica una cosa di più? Guarda, se hai un secondo solo, se mi dai 30 secondi, spera, no? 35. Ah, anche 35, vabbè. Parlando del Vangelo di Matteo, no? Guardando il Vangelo di Matteo, fa i primi accenni al Vangelo di Matteo, no? Che si sa che esiste, cominciano al principio del secondo secolo con Papia nel 125. Cioè, praticamente, di questo Vangelo di Matteo si hanno alcune notizie con Papia. Ora, di questo Papia è sparito quasi tutto, sono rimasti soltanto pochissimi frammenti che potrebbero non riferirsi al Vangelo in sé, ma riferirsi invece allo strato generale della cultura essena. Per cui, tutto molto alto, cioè le notizie sui Vangeli continuano ancora con Ireneo nel 180 d.C. e Tertulliano nel 210. Per cui, per dirti, è molto tarde le notizie sui Vangeli. E i Vangeli stessi, effettivamente, delle operazioni fatte da singola seta nella città per avere le sue cose. Se questo Apollonio di Tiana, che tu mi dici, fosse stato un contemporaneo, un testimone, figurati se i cristiani non avrebbero sbandierato, li avrebbero fatto santo, è testimone di Cristo, più santo. No, è stato martire, anche lui, sai, è stato ucciso, è stato buttato dentro nell'Etna, mi sembra, o è morto nelle falde dell'Etna. Senti, guarda, le persecuzioni contro i cristiani, le prime notizie, e sono molto vaghe, sono quelle neroniane, che non hanno praticamente ammazzato nessun cristiano, perché gli fecero fuori quasi tutti i mitriani, erano quasi tutti i mitriani quelli ammazzati a Nerone, c'erano solo pochissimi cristiani, per cui anche là le notizie delle persecuzioni neroniane sono più leggenda che non realtà. Comunque ti dico, mi controllerò sto Apollonio di Tiana e dopo te so dire. Va bene, grazie. Comunque non sta, cioè, per carità, se tu credi una cosa, se è giusto che te l'hai anche tutte le tue robe. No, però no. Non cercare di mitizzare, perché sei brutto mitizzare. No, credo. Sento cosa che io che mi corrode un pochetto mi è che che sia esistito o meno, questo non ha molta importanza. Fisicamente, dico come chi riuscì, se non è esistito, no, come gli riuscì a fare tutta impalcatura, no? E soprattutto quello che è più brutto, che se sta qualcosa di un pensiero comune, al momento della traduzione che sta frainteso. Beh, gli fraintendimenti sono sempre facili, specie in questo tipo di traduzioni. Però mi dico una roba. Se te lesi i Vangeli gnostici, adesso mi ricordo qua a memoria quello di Tommaso l'Atleta, no? Un'altra visione di Gesù, cioè il Gesù non è quello che ti dice mettiti in ginocchio, adora Dio, eccetera, perché Dio si parla, è quello che ti insegna dopo la risurrezione come sviluppare la scintilla divina. Sì, sì, sì. Perché sì. Il termine Gesù sembrerebbe, perché non lo so, che fosse una specie di appellativo, no? Generico per definire certe persone. Questo non lo so esattamente. E gli gnostici, praticamente il cristianesimo altro non sarebbe che una costola degli gnostici, no? Che si era staccata, che faceva setta a sé stante.
che dopo si diventa vincente. Tipo i seni, qualcosa del genere. Sì, ma anche altre cose, anche i samaritani, anche. Cioè lo scontro stesso, ti dice nei Vangeli, no? Fra Gesù e i Sadducei, no? Praticamente i Sadducei che non credono nella resurrezione, no? Non credono, mentre invece Gesù è per la resurrezione. E questo scontro è uno scontro riconosciuto, cioè si conosce la filosofia che ha portato a questo tipo di scontro qua. Cioè era abbastanza comune all'epoca, perché era stata introdotta la filosofia greca e perché la filosofia greca dava una libertà di pensiero diversa. Capisce? Per cui se sa che Gesù diceva che non c'era la vita oltre la morte, ma che lui avrebbe fatto risorgere, e questo ai Sadducei non andava bene, perché uno che muore, muore e basta. Cioè questo era lo scontro che si giocava. Però questo è uno scontro che, vabbè, lo imputa a Gesù, però può essere fatto da chiunque della setta, perché è importante, perché chiarisce un punto centrale dell'ideologia. Sì. Però vedito, ancora adesso, ai giorni nostri, insomma, quando che vecchia frase che dice che la Chiesa, insomma, se basa, è un punto cardine, insomma, il punto più alto, no, la, come si chiama, l'Eucaristia, no? Che dice, bevi il mio sangue, bevi la carne, sentita da un prete, insomma, fa quasi schifo, insomma, che questo è il corpo. Questo lascia le persone stare per me, è un nonsense, però, capito? Sì, però ai tempi suoi, pare che avesse questo senso, mangiare la carne, bere così, vuol dire, sì, mio amico, sì, della mia famiglia, ecco così, supponino che un prete illuminato, così, che dicesse, ti do la mia amicizia, ti do la mia comprensione, ti do il mio aiuto. Io avrei acciappato e messo sul rogo, tranquillo. Chi? Un prete si è diventato un eretico, si è andato sul rogo. Ecco, no, perché il senso di allora, come adesso, è proprio questa forma di amicizia, carne della mia carne, insomma, che ti fa parte della mia famiglia. Infatti la comunione. No, ho capito il tuo concetto, ma infatti la comunione era un atto, no? Era un atto di mangiare insieme fra chi la pensava più o meno uguale. Ecco, capito? Sì, ecco. Sì, sono d'accordo su questo, sì, ecco, indubbiamente. Questo. Io dico trasformare in tuo casino che lei, insomma, vale. Ciao. Sì. Ciao, ciao. In effetti il cristianesimo non è che sia nato fuori dalla testa o fuori dalla vita delle persone, è nato nella vita delle persone. Cioè abbiamo un Vangelo che dice che nessuno deve parlare a nome mio, parla dei falsi profeti, e un altro Vangelo che gli dice, anche se lui scaccia i demoni in nome mio, lascialo fare, perché tanto chi non è contro di noi è con noi. Cioè le operazioni politiche che fanno i quattro evangelisti, le quattro operazioni politiche vere, non sono quattro operazioni così tanto per ridere. E la setta dei cristiani all'interno di Gerusalemme era molto combattuta, specialmente dagli zelotti più che dagli altri. Cioè gli zelotti erano quelli che sarebbero gli integralisti adesso, più o meno. E questi qua combattevano tutte le deviazioni. Al contrario, invece, c'erano i farisei che erano i farisei che erano i pii, cioè erano le persone che credevano nella loro religione, cioè che credevano nell'ortodossia della loro religione. Infatti, mentre nel primo e secondo Vangelo noi non troviamo dei farisei comando sociale, cioè troviamo gran sacerdoti, scribi, anziani, ma non troviamo i farisei come comando, come quelli che comandano l'esercito. Giovanni invece, che non sa assolutamente niente di com'è la struttura sociale ebraica di Gerusalemme prima dell'arrivo dei Romani, lui mette i farisei allo stesso livello dei gran sacerdoti e degli anziani, cioè e fa sparire gli scribi, credo, comunque operazioni di questo genere. Quello che voglio dirmi è che ognuno di questi Vangeli è un'operazione politica bella e buona, e sotto questa operazione politica ci sono due cose sostanziali. C'è la storia sicuramente di una persona che ha avuto delle vicende storiche, questo è indubbio, che però sono molto precedenti all'atto di Cristo. Io accennavo a Stonias perché ho dei dati che mi portano a Stonias, però potrebbe anche non essere lui tranquillamente. E c'è la dottrina essena, e c'è lo scontro fra la dottrina essena e quello che sono le altre dottrine che man mano stanno per arrivare in quel periodo anche a Gerusalemme. Per cui ognuno diciamo dice la sua, ognuno si scontra, ognuno si scanna.
anche se secondo me il vero maestro di questa pulsione di morte, di questa dottrina di morte, era Giovanni Battista, cioè è lui il centro, il vero centro promotore, il vero maestro esseno, insomma. Gesù era, questo maestro che passa per Gesù era un personaggio abbastanza secondario. L'importante è che il termine Gesù invece fosse di un termine generico più che un termine preciso, più che di una persona, fosse un termine usato per definire una funzione. Celso ci dice come a Gerusalemme fossero centinaia e centinaia le persone che predicavano, fossero centinaia e centinaia le persone che ognuno diceva la sua a ogni angolo di strada, diceva che era una cosa pazzesca quello che era laggiù, ed era faceva parte della tradizione di Gerusalemme, faceva parte della tradizione ebraica. Bene, visto che ce l'ho sotto mano, do le date ancora all'amica Francesca. Allora, il 31 luglio ho parlato dell'Ottocento, l'imposizione del potere della Chiesa Cattolica e l'attività di Niccolò I, praticamente quelli che sono i lasciti costantiniani. Il 7 agosto ho parlato sulla schiavitù, il 14 agosto ho parlato sulla cavalleria dopo i Carolingi, il 21 agosto ho parlato delle crociate, le crociate dei pezzenti e dei bambini, il 28 agosto ho parlato dell'eresia, in particolare dell'eresia catara, ma dell'eresia in generale. L'11 agosto ho parlato, l'11 settembre ho parlato della peste e il 18 settembre ho parlato del filosofo Occam. Oggi ho parlato della scoperta d'America, praticamente la società mercantile, e il filosofo Pietro Pomponazzi. Prossima volta parlerò della caccia alle streghe. Andiamo avanti col nostro Papa, Silvestro II, 999-1003, è diventato Papa. Alla scuola del monaco Attone di Vic, in Catalogna, questo Papa ha preso i primi rudimenti islamici filtrati dall'insegnamento cristiano, ma non disdegnò di frequentare anche i circoli dei saggi musulmani della regione per approfondire ai segreti dell'arte magica nella loro genuinità. Vediamo un attimino. Ciao, pronto? Pronto, ciao Claudio. Ciao. Senti, a me è venuta quelle cose che ti dici, ma vorrei capirne qualcosa in più, no? Dimmi. Ecco, allora, a parte Gesù e se c'è stato o non c'è stato, non importa. Tu che cosa ne pensi attualmente di quei maestri, così almeno si definiscono, sì? Che praticamente danno insegnamenti attraverso i medium. No, avrei proprio piacere sentirne qualcosa. Chi sei? Chi sei? Sono molto in dubbio. Ma chi sei? Come ti chiami? Io sono Fulvia. Fulvia, ciao, scusa, non ti avevo riconosciuta. Sono molto in dubbio su questo tipo di atteggiamento. Sì, sì. Ma più che di credere o non credere, non importa molto, ma che ognuno di noi riesca in qualche modo ad attingere delle verità, perché siamo noi che le riconosciamo dentro di noi. Io voglio, ti parlerò di un fatto mio, va bene? Ecco, aspetta un attimo, sì. Se non bastasse altro, ci sono anche dei maestri, così si definiscono, che attualmente dicono di essere l'incarnazione di Cristo. Beh, andate a sputargli un occhio e poi voglio massaggiarmi nel posto. Beh, la fai breve, però ci sono persone che ci stanno dando l'anima con questa storia. Sì, è vero. Va bene, comunque io chiudo e ti aspetto. Grazie Fulvia, ciao. Per l'amica Fulvia cominciamo a rispondere a questo. Allora, io ho cominciato il mio percorso di stregoneria, no? Ho incontrato l'Anticristo e da là ho cominciato un pochino a trasformarmi. D'altronde ero un personaggio sociale e la mia stregoneria sarà sempre una stregoneria sociale. Troverete altri stregoni che vi daranno altre stregonerie. Solo che invece di incontrare Pam, come ha incontrato il mio amico Francesco, io ho incontrato l'Anticristo, per cui figuratevi voi. E
Cosa è successo? È successo che a un certo punto del mio sviluppo, a un certo punto della mia conoscenza, io sviluppavo il sognare, una sera, una mattina mi sveglio, vado da mia moglie e dico, ma chi sono i teosofi? Cioè, in pratica avevo sognato che alcuni maestri teosofi, almeno così si erano definiti, erano venuti a insignirmi dei titoli di maestro teosofo. Io ho appena scritto il libro dell'Anticristo, stavo per concluderlo praticamente. E vabbè, teosofia da teos, sapienza di Dio, conoscenza di Dio, adesso non mi ricordo esattamente, vado così alla ricerca e scopro che esiste una società teosofica, che esiste una tale Blavatsky, scopro che esiste, solo che io mi infurio come una bestia, cioè darmi a me del teosofo, della sapienza di Dio, per me era un insulto, il peggior insulto che potevano farmi. Insomma, sono andato avanti 4-5 anni a studiarmi la teosofia. Ho scritto anche alla società teosofica, ho preso i libri. È molto interessante, cioè, effettivamente era estremamente interessante, però me ne sono liberato quando mi sono accorto che la teosofia era andato oltre. Cioè, la teosofia non era niente, cioè non aveva nessun senso. È stata una grandissima operazione di stregoneria del secolo scorso, forse la più grande operazione di stregoneria di cui io sia a conoscenza, perché la Blavatsky ha fatto effettivamente una cosa strepitosa, però praticamente questi signori mi hanno costretto, ed erano signori, cioè erano degli esseri di energia, mi hanno costretto a studiare teosofia, che in pratica cos'è che hanno fatto? Siccome io sono un ignorante, io ho studiato pochissimo, mi hanno messo quelle spalle al muro, mi hanno provocato laddove era possibile provocarmi e mi hanno costretto a studiare per incazzarmi, cioè mi hanno fatto incazzare e mi hanno costretto a studiare. Io adesso so chi sono questi personaggi, non sono dei personaggi fisici, sono degli stregoni in pratica, ma noi troviamo sempre nella vita, nella nostra strada, delle persone o dei personaggi che ci incitano, che ci spingono, che ci portano a cambiare il nostro punto di vista, che ci indicano a sapere e non sapere. Arrivare poi a sviluppare il sognare, trovare delle persone che ti guidano, chiunque è riuscito a volare in sogno sa che c'è sempre un'ombra che ti segue. Cioè non esiste nessuno che si trasforma, manda fuori il corpo luminoso e che non ha qualcuno che lo aiuta. Vediamo un attimo. Pronto? Ciao, io sono Roberto. Ciao Roberto. Io volevo così sentire un po' cosa ne pensi tu della fine, perché tu citi molto spesso i Vangeli, eccetera, per dimostrare che probabilmente il Cristo non è esistito, eccetera. Però quello che... La Bibbia non parla solo di Cristo, parla di molte cose e volevo sapere così la tua opinione, le tue ricerche. La fine su cosa, scusami? La fine del intesa appunto nei Vangeli e nel libro di Apocalisse, la fine del sistema di cose inteso come struttura sociale, eccetera, che poi si possa intendere fine del mondo, non lo so, ma comunque sistema di cose sociale, eccetera. Ti saluto. Va bene, ciao. Ho preso nota per Roberto. Allora, vediamo un attimo di finire un attimino il discorso poi all'amica Fulvia. Purtroppo nella vita di tutti i giorni esiste sempre qualcuno che si spaccia per maestro, che ti vuol vendere qualcosa, perché alla fin fine dopo è vendere qualcosa. Bene, noi dobbiamo avere l'intento per sapere cosa prendere e cosa rifiutare. Cioè... Io ho detto, c'è un metro di misura per sapere se una dottrina è positiva o non è positiva per gli esseri umani, ed è ciò che ti propone nella vita di tutti i giorni, è là che hai esattamente la misura della dottrina. Cioè, per esempio, prendiamo un esempio abbastanza ovvio, molto usato, il sesso, no? Esistono dei maestri che ti dicono che bisogna astenersi dal sesso. Esistono altre filosofie che fanno del sesso il momento centrale della loro esistenza, però il sesso non è né l'uno né l'altro, anche se il sesso è in sé una magia. Trasformarlo in fobia per negarne la funzione o far diventare tutta la vita sesso sono due assurdità, due imbecillità. Per cui queste due imbecillità vanno sicuramente scartate fin dall'inizio.
E questo vale per tutte le cose, tutti i giorni. Cioè, purtroppo, a parte il fatto che poi uno che si spaccia per Gesù o che pensa che Gesù sia un profeta, per me è solo sputargli un occhio. O lo fa per convenienza, oppure lo fa per ignoranza. In tutti e due i casi va rifiutato. Anche se ti dirò che la Blavatsky ha usato molto i Vangeli da un punto di vista diverso del mio, però il problema che aveva la Blavatsky nella teosofia non era quello di fare quello che faccio io, il suo problema era quello di riuscire ad avere uno spazio all'interno di una società cattolica, e pur di avere quello spazio lei parlava di tutto, di induismo, di buddismo e di altre cose, e lei e cercava di avere quel riconoscimento sociale che le permettesse di continuare a diffondere il suo pensiero. Questo è. Dopodiché, ti dico, io resto sempre dell'avviso che quando uno si spaccia per mandato di Dio, inviato da Dio, inviato di Padre Pio, inviato della Madonna, inviato da guerra, dice solo c'è pare spugare il muso, e basta. Non c'è. Vediamo un attimo, dopo rispondiamo a Roberto. Pronto? Radio Gamma 5. Sì? E niente, sono cristiano. Dimmi. E vorrei fare una chiacchierata con te, se è possibile. Basta che sia abbastanza breve, comunque sì, dimmi. Sì, sì, sì. No, il discorso è questo, è sull'energia intelligente, che bene o male è il problema che penso si sta discutendo in questa trasmissione qui. Cioè l'energia intelligente che nel corso dei secoli, dei millenni, non so quanti anni siano passati, è diventata quella che è diventata, insomma, cioè l'espressione della religione, che la religione ha il potere appunto di coattare gli uomini per eccetera eccetera eccetera. C'è una forma di vampirismo psichico evidente, però la domanda mia è un'altra. Se l'energia psichica ha messo miliardi di anni per riuscire a contattare un essere vivente che abbia corpo, che intanto l'evoluzione è partita dal microbo, e questo essere intelligente qui è stato l'Homo sapiens, va bene, lo ha fatto per, io non riesco a capire per quale motivo, sta di fatto che l'uomo, una volta che ha contattato questa, per un momento suo particolare, ha contattato questa energia che era molto elementare, ha formulato delle speculazioni che hanno alimentato questa energia intelligente. Che cosa è successo? Che il trascendente si è popolato di infinite informazioni creando l'immagine dell'inferno. Ora, Don Juan dice queste forze qui si possono adoperare, però in cambio richiedono un pegno che tu sai benissimo, perché nella Terra di Sognare è stato descritto benissimo. La teoria contraria, quella del Dio unico, che è una maledizione storica che ha fatto della razza umana quello che purtroppo è alla soglia della fine, dà l'opportunità al ricercatore di non adoperare queste forze, ma di essere superiore a queste forze. Non so se hai capito. No, sto seguendo il tuo discorso, è un po' difficoltoso, ma sto seguendo. Perché dico questo? Perché se è vero che la storia del Dio unico dentro gli uomini ha fatto i massacri di cui la storia testimonia a piene mani, è anche vero che l'intuizione del Dio unico può liberare l'uomo che cerca, si libera dai pensieri, perché nel momento in cui io adopero le forze, io pago un pegno, che è un pegno che è nel riconoscimento di queste forze, le quali forze pretendono da me un comportamento e alla fine anche l'energia per un certo ragionamento sull'eternità fisico, va bene, che però è sempre conflittuale, cioè l'uomo non è libero, ecco, mentre l'intuizione del Dio unico al di là di quello che questa intuizione ha combinato, che appunto se il Dio unico fosse quello che la storia ci ha fatto vedere è, allora è un criminale. Però noi dobbiamo dire che sono stati gli uomini nella loro capacità di contattare questa forza per motivi di ricerca a fare la storia, non l'intuizione, perché l'intuizione in sé
darebbe, io penso, l'opportunità al ricercatore di essere al di sopra di questo inferno che è popolato da energie originarie dell'universo, il Sole, che l'intuizione mia è immaginifica, però dovrei parlare un pochettino un po' di più di quello che non so se ho il tempo per farlo, non è importante. E tutte le energie prodotte in speculazione nel rapporto con questa energia che è l'intelletto umano. Ecco, essere sopra questo caos che porta alla disperazione, perché poi queste sono soltanto parole, però poi c'è una vita sociale che si vede insomma che cosa combina questo caos, gente che si ammala, che si ammazza, che fa cazzate, che vive male. La ricerca invece, alla ricerca viene offerto invece dall'intuizione del Dio unico la possibilità per il ricercatore di essere al di sopra. Te lascio come tua opinione, No, ma si dovrebbe considerare questa opportunità che è altamente rivoluzionaria, perché non mette l'uomo nella condizione di avere un rapporto di dare e avere. Che, vabbè, è meglio che ne parliamo fra mietti. Comunque, secondo me è inaccettabile questa. Da punto di vista... che pago il telefono. Sì, d'accordo. D'accordo, ciao. Ascolto per radio, parla. Ciao, ciao. Caro Tiziano, il problema è questo, no? Che tu pensi ancora che il credere in Dio sia una cosa che non comporta niente, cioè che dice vabbè, mi credo in questo e mi libero il pensiero. In realtà non è così, è ingabbi il pensiero. Comunque ne parleremo un pochetto fra me e te al limite, per non dilungare un pochino, se no vo parecchio fuori temi. Il problema del pensiero del Dio unico, va ad uccidere ogni divino, va ad uccidere ogni divinità, va ad uccidere ogni libero arbitrio, va ad uccidere qualunque cosa, per cui è molto pesante. Poi per quanto riguarda le forze che mi circondano, io non uso le forze che mi circondano, io compenetro le forze che mi circondano, è un concetto un po' diverso. So che sembrano dei sofismi, però se andiamo un attimo a discutere, vediamo che quello che facciamo, come guardiamo il mondo, è diverso. Infatti esiste una stregoneria che parla di usare le forze del circostante, però quando lo stregone usa le forze del circostante viene distrutto, perché le forze del circostante lasciano nello stregone la propria energia vitale stagnata, cioè la parte più brutta della sua energia, e lo stregone viene distrutto. Di questo la stregoneria non ne ha quasi mai tenuto conto, non la stregoneria vera, la stregoneria quella da libretti, insomma. Vediamo un attimino a rispondere a Roberto. A Roberto diciamo questo. Vediamo un'altra telefonata, comunque risponderò. Pronto? Claudio? Sì? Sì. In questi giorni che si sente parlare del Dio, dell'Onnipotente, dell'Assoluto, guarda, almeno parlo di me, sono terra a terra, guarda, ti dico la verità, non riesco proprio più a seguirvi. Ma sia per persone che studiano filosofia, perché guarda, veramente non riesco mica proprio a seguirlo, Scusa, ma Dio, ho chiesto, adesso guarda che non sei cattiveria. Dimmi. Ma tempo fa gli ho chiesto, ma l'assoluto, da dove viene? E ora? Ecco. E ti risponde mistero, tutto se mistero, e allora è meglio che mi ferma. Certo. E basta, perché veramente non bisogna neanche proprio seguire, perché mi sta portando veramente fuori dai sentimenti. Io cerco di essere più logico possibile. Non riesco a seguirla, oggi ho sentito tante cose, per esempio anche della particola del prete in Cesa, cosa vuoi che dica? Siamo come i primitivi. Ma cos'è che hai seguito della particola? Quando il prete in chiesa dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Sì. Questo è sempre stato. Mi merico adesso, non seguo, non vado in chiesa, così vado rare volte, ma rare. Però è sempre stata piccola, mi ricordo. Certo. E il prete, quando che bambina, no?
dovete andare presto perché ti imponeva ad essere lì ai 6 del mattino, figurate vedere uno che ti mette in bocca un bel bicchiere di vino e una particola, scusa, sa, veniva anche a voglia di mangiare, che avevi anche fame. Certo. Scusa, ma robe dell'altro mondo, sembra, e dopo queste, come si chiama, i paramenti del prete, ridicolo, tutto dritto davanti, con un panzon, ma è robe dell'altro mondo, mi fa scusa, beh, eh? Sì, beh, la forma è indifferente, insomma, pancia ce l'ho anch'io, no? No, ma vabbè, non lo so, veramente, mi sento proprio, anche in questi giorni che senti parlare di assoluto, non riesco, sarà perché ascolterà persone che hanno una certa istruzione, ma c'ho se fatica a star gedrio. Ma ti hai mai sentito parlare di assoluto, mi? Quello de... sì, ma no, io, Carlo. No, non ha importanza, ma io non ti ho mai parlato di assoluto, no? Non ho seguito proprio bene, però non riesco a afferrare proprio bene neanche io, sai, Claudio. Io non riesco proprio. Sì, sì, ma immagino. Io non che credo in Dio, vero? Io non che credo in Dio. Io? No, sembrava averlo detto. Ecco. Non che crede a Cristo, ma non che crede neanche a Dio. No, né l'uno né l'altro. Peccato. Insomma, siamo proprio terra a terra. Valendo. D'accordo, salve, ciao. Allora, vediamo un attimino a Roberto. Di Roberto ho preso un appunto. Com'è la fine? È accennato all'Apocalisse. Allora, sull'Apocalisse ho una cosetta da dire. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Chi parla? Giuseppina. Dimmi, Giuseppina. Senta, visto che c'è un Dio solo, uno solo, ma Dio Cristo, insomma, una persona così unica, come fa a essere tante religioni diverse una dall'altra? Perché non c'è un Dio solo? Perché non c'è un Dio solo? Vedi, qua Dio sembra che sia uno, se la Bibbia dà uno una disposizione, deve essere la religione, deve essere unica per tutti. Come mai uno che crede a Madonna, uno non che crede? Uno crede ai musulmani, l'altro... Allora, quasi è giusta mia, l'altra, quest'altra, tutta una confusione così? Cioè? Sì. Sì. Troppe religioni per una cosa unica, venuta al suo mondo, non so. È un po' strano. È un po' strano, vero? Ciao. Sì, è molto strano. E quando si è accorso che in America c'erano esseri umani che vivevano senza Gesù, hanno detto come fanno a vivere senza la rivelazione divina? Punto di domanda. E fu uno dei momenti di crisi del cattolicesimo. Va bene, rispondiamo un attimino all'amico Roberto se ci riesco. Allora, sull'Apocalisse. L'Apocalisse di Giovanni, come è comunemente conosciuta, fa parte di un gruppo di libri che erano i libri sibillini giudaici cristiani. Cioè, in pratica, cosa succedeva? Che per battere il paganesimo a Roma e nei territori della religione, diciamo così, pagana, ebbero l'idea i cristiani di costruire dei libri sibillini a similanza di quelli che loro pensavano fossero i sibillini pagani. Ricapitolo, i libri sibillini pagani vennero distrutti circa un secolo prima di Cristo all'interno dell'incendio di Giove Capitolino. I pagani romani cercarono degli altri libri sibillini, e li ebbero però erano diversi, cioè non avevano niente a che vedere con i libri sibillini precedenti, però avevano un tale influsso questi libri sibillini nella vita politica, nella vita sociale, nella vita religiosa, che i cristiani pensarono di scrivere dei libri sibillini a loro somiglianza. Uno di questi è l'Apocalisse, che sarà perché è andata al prete vincente, sarà perché è andata in mano ha vinto sugli altri. Poi esistono degli altri libri sibillini comunque che circolano e fanno parte dei libri sibillini giudaico-cristiani. Questo tanto per... In pratica non facevano altro che instillare il terrore della fine per costringere le persone a convertirsi. Questa è l'operazione dell'Apocalisse. Per noi la fine come esseri, come specie, c'è soltanto quando ci trasformiamo in esseri luminosi. Cioè, per noi la vita è un'occasione per costruire il nostro corpo luminoso, è un'occasione per diventare eterni, però è un'occasione, cioè non è dato scontato, cioè non è determinato che alla morte del corpo fisico io ho il corpo luminoso, è un'attività di costruzione che io faccio sistematicamente. Per cui
la morte del mio corpo fisico, io devo essere in grado di generare il mio corpo luminoso. E come lo genero? Lo genero attraverso tutte le scelte che faccio durante la mia vita. Se io durante la mia vita faccio delle scelte di sottomissione, faccio delle scelte di mettermi in ginocchio, non faccio altro che distruggere il mio corpo luminoso, e all'atto del corpo fisico non ho la forza per costruire il mio corpo luminoso. Se invece durante la vita mi assumo le mie responsabilità, prendo in mano la mia vita, uso la mia volontà, le mie determinazioni, sviluppo il mio potere di essere, sviluppo la mia conoscenza, il mio sapere, cerco di espandere la mia percezione nel mondo circostante, questo aiuta a costruire il mio corpo luminoso. Come ho già detto in altre trasmissioni, la vita normale di un essere umano, vissuta normalmente, senza grandi eroismi o grandi sacrifici, porta comunque alla costruzione del corpo luminoso. Cioè c'è comunque la forza per costruire un corpo luminoso che diventi tutt'uno col pianeta Terra o tutt'uno con la natura. Per cui, in teoria, non servono grandi cose, basta vivere la propria vita normalmente, soddisfare i propri bisogni, non sciacallare eccessivamente sul sistema sociale, cioè non tentare di rapinarlo, rubare, far puttana. Cioè, si può anche rubare, ma bisogna sapere come fare, cioè bisogna essere coscienti di se stessi, però senza fare grandi sciacallaggi, più che sciacallaggi si intende sottomissione, umiliare gli altri, cioè impedire agli altri di sviluppare se stessi, si può comunque sviluppare il proprio corpo luminoso. Non è grandioso, perché non hai fatto grandi sforzi, non hai compresso particolarmente l'energia vitale, però si può sviluppare normalmente il proprio corpo luminoso. Al contrario, se tu sviluppi dei concetti che sono all'interno del crogiolo dello stregone, come abbiamo già detto, cioè sviluppi la conoscenza, la consapevolezza, sviluppi l'intento, sviluppi la caccia all'agguato, sviluppi il sognare, sviluppi il silenzio interno, cioè crei il silenzio interno e permetti al corpo luminoso di esprimersi, di unire i suoi bisogni a quelli del corpo fisico, allora costruisci un grande corpo luminoso, costruisci un corpo luminoso molto potente che ti permette di liberarti, cioè liberarti nell'infinito. Questo per noi è la fine. Vediamo un'altra telefonata. Buongiorno, sono Lili De Maistri. Ciao Lili. Al telefono, per piacere, che sento meglio. Non posso mandare, cioè 10 minuti, dai. No, al telefono, perché sento... Ah, sì, buono, dai, dimmi. Senti, tu te sei rigido, un paganesimo, cristianesimo, perché l'essere umano col nasce, cosa vuole? La felicità. Felicità e la vita su un giro detto, vuole certo. L'amore. Certo. Non per niente esiste i seduttori, i seduttrici, certo. E abbandonate, i seduti abbandonati, i dispiaceri, questa roba qua. Ora, se che fosse una religione che ne riesce a dar questa gioia, che nessuno parla, perché tutti te limita, ma la gente va in cerca di credere ad essere felice nella vita, con cristiano vicino, certo. O 10 cristiani, non so, certo. o 10 pagani. Sono perfettamente d'accordo. Non che sarà mai che bisogna perdere la testa per una religione, perché l'essere umano che ha bisogno di se stesso, ha un egoismo, una necessità, non c'è neanche egoismo, perché se no saremmo masochisti, se non vogliamo, certo. Essere contenti. Certo. Ecco, allora, da quello che sento il paganesimo, neanche il paganesimo, dice, mettiti ti davanti e giubia più che ti poni nella tua vita e non sta a combattere se diventi luminoso o non luminoso. Siccome che siamo qua del passaggio, di sicuro siamo del passaggio, che andiamo da morire, questo è stracerto, è luminoso e non luminoso, può darsi sempre un presunto che può essere, perché a certezza viviamo coi piedi per terra. No, non si dovrebbe attaccarsi a nessuno, è giusto non inchinarsi a nessuno. Ma ecco, mi sembrava sia stata abbastanza chiara. C'è una religione che pensa anche ai nostri bisogni, più che ai nostri desideri, invece li mette tutto in peccato, tutto in non è vero? Quando mai ti ha messo in peccato? Da reagire, pare essere un essere luminoso, pare svolare chissà. Ma guarda, guarda che se tu forse non mi hai capito, ma quando io dicevo che uno deve esprimere i propri bisogni, soddisfare i propri bisogni, intendevo anche questo,
Cioè, se mi a un certo punto mi metto a fare magia sessuale, qua in metà è a fora, cioè anche se mi la faccio nel modo più onesto e assoluto, no? Che io sia, a me mi fa in quattro, insomma, non ti basta quello che già mi ha bastonato fin adesso. Beh, ascolta, ti troverai in galera senza neanche sapere per cosa. Davvero? Sì, ti troverai senza neanche sapere perché, e non ti vieni neanche più fuori e butta via i chiavi, perché purtroppo il cristianesimo esiste ancora, e a che ti veri a dire, grande. E dopo sento tutti, do dei problemi di registrazione. Che ganarà di manchio, sì. Prende, dice dei brutte parole, un giorno che dice dei parolacce, prostitute, dei quali, e un altro giorno bisogna santi, insomma, che volo fia di equilibrio su sta terra, se no, che un microfono, se è importante il microfono, però bisogna che sia un equilibrio, non come una girata e offendo come che voglio, allora diventa cacca, spussolente, questo è una roba folle. Capito? Chi è che sta a dire a queste persone? E vita, che adesso è tranquilla, mi sto tranquilla nella mia vita. Sì, sì, ma c'è qualcuno che non fa in modo che la tua vita non sia tranquilla, eh? No, mi sbira, mi stanno spinte, voglio stare tranquilla, se no è porta, ma scherziamo. Non che vado a nessuno. Davvero? A nessuno, mi sì, mi la vago a interessarmi di fatti di altri. Ecco, però non voglio che neanche gli altri si interessa di me. E se go piange me rosso, mi piange per me, se ho bisogno, mi piange, ma non vago, perché tanto è gente puerita e puerassa, se resto porta, non interessa niente di fatti miei, ti hai capito? Perciò no, mi vivo contenta e beata, veramente. Vabbè, mi ti faccio tanti auguri che non sia mai impedimenti. Però è a vita che adesso è felicità, e basta questi quattro giorni, senza essere luminosi o guadagnarsi di qua, guadagnarsi di là, mi voglio, più che vivo adesso, ho 83 anni. Va bene. E sono ancora entusiasta nella vita, sebbene abbiamo passato i momenti brutti, ma se è bello vivere. Pensa io creature buone. Ciao bella, ciao. Amica Lili, hai perfettamente ragione, sono perfettamente d'accordo con te, però non sempre si è possibile farlo, eh. Pronto? Ciao Claudio, sono il Loco. Ciao, buona tutti. Senti, siccome purtroppo sto disegnando e ogni tanto va via l'audio, no? Così della radio. No, ma quando tu ti riferisci, è una curiosità, quando tu ti riferisci al corpo luminoso, no? Ho sentito anche che tu hai accennato al doppio. Sì, ma è la stessa cosa. Sì, esatto. Ma allora praticamente si riferisce, diciamo così, al corpo eterico, no? Quella parte, dico, del corpo fisico costituito da materia eterica. Sì e no. Eh? Sì e no. Ma quella che ha la funzione di assorbire la triplice energia solare? Il prana, perché parli di energia, il prana, il fuat, il kundalini? No, va tutto bene quello che dici, però il corpo etereo, il corpo etereo, noi abbiamo la possibilità di mandarlo fuori, cioè di riuscire a usarlo. Ma poi hai come senza, un tipico di volo astrale? Sì, esatto. Ah. Senza avere il doppio, cioè senza necessariamente costruire il corpo luminoso. Cioè, noi abbiamo la possibilità di sviluppare alcune capacità in modo abbastanza normale, artificiosa, però non in maniera naturale, maniera di allenamento e artificiosa, non in maniera naturale. Esatto. Ah, ecco, ma è pericolosissimo questo. Sì e no, soltanto che dipende poi da cosa tu ti concentri, cosa tu fai, capisci? Sì, sì, comunque quello che volevo... sai che c'è un'alterazione a livello proprio cerebrale, c'è un'alterazione cerebrale, biologica, sì, indubbiamente. No, era proprio per capire questo. E poi un'altra curiosità, adesso ho capito di più quello che volevi dire, ma c'è una curiosità che hai detto, tu ti sei avvicinato praticamente alla stregoneria dopo un volo astrale in contatto con... No, io ho cominciato la stregoneria così per gioco. Cioè, praticamente abbiamo fatto delle normalissime sedute spiritiche, sono riuscito a giocare, ho capito. Solo che io ho afferrato degli aspetti diversi e ho fatto delle pratiche particolari e mi sono cambiato. Ho capito. Era un gioco all'inizio. Ho capito, ma praticamente a questo punto c'è stato un contatto con spiriti elementari? No, io non li chiamo spiriti elementari. Quelli erano stregoni, non erano spiriti. Esatto. Ma noi dividiamo molto essere di energia e esseri. Insomma, chiamiamo forse intelligenti personificate? Quelli che si distinguono in naturali e erano esseri umani, però insomma, sai. È interessante, è una sottigliezza questa, perché è molto importante, perché questa. Perché siccome so che tu non è che credi allo spiritismo, cioè ci credi ma
cioè, vieni dallo spiritismo. Io quello che nego dello spiritismo è che gli spiriti siano persone morte. Questo non è assolutamente. Va bene, questo ok. Esistono. Ma tu sai che cosa sono? Perché qui sai che cosa sono? Sono, diciamo così, una specie di magnetismo. Ma non so. No, perché va approfondito. Sono delle. No, perché tanti pensano gli spiriti. Quello che ho visto io. Io ho visto dei temporali molto violenti, no? Beh, chiaro. In cui l'energia compressa prendeva coscienza di se stessa. A me è normale. Ed erano esseri di energia. Cioè, alla fin fine del loro percorso, loro diventeranno degli esseri di energia. Hanno la loro strada, la loro via della conoscenza, sono fatti loro. Sì, sì. Cioè, io non do molta importanza a questo. Lo so, no, perché tanti penso che lo spiritismo sia, sai, queste anime che svolazzano, no, assolutamente. Ecco, no, sai che ci sono dei contatti. No, ok. No, va bene, adesso ho un po' più chiaro il come tu sei arrivato a questo attraverso sto volo astrale, che naturalmente che è in sogno, cioè dormendo. Questo, sì, io pratico sognare. Ecco, cioè, era logico che accadesse questo. Ma da quanto tempo fai questo, no? Da 17 anni. Ma ti sei calmato però adesso? In che senso? Non forzi più. No? Non ti sforzi più, diciamo, con questi. Ma sai, a me mi hanno anche bloccato. Ah, ecco, no, perché lo sento. No, ma comunque. Io lo sento più a livello non di ascoltarti così, lo sento così a livello di sensazione mentre ti ascolto, eh. Comunque lasciamo perdere sì, ho capito anche tutto. Perché sì, ho capito, perché poi si finisce da un'altra parte. Sì, appunto. Sì, ok, ma adesso ti capisco di più. Ok, auguri. Ciao. Molto bene, noi la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo sarebbe chiusa qui, però chiaramente non c'è Mario. Allora, a questo punto io posso prendere qualche telefonata e manderò in onda un po' di pubblicità per la radio. Nello stesso tempo dopo manderò in onda una cassetta di Mario che ha preregistrato per la sua trasmissione. Ricordo sempre che io faccio un'altra trasmissione subito dopo, fra le 7 e le 8, dove leggo il libro dell'Anticristo. Vediamo un attimo. Pronto? Io fra le 19 e le 20 sono ancora in radio e leggo il libro dell'Anticristo. Vediamo un attimo. Pronto? Abbiamo parlato di alcuni capitoli, i primi capitoli, la cosmografia del libro dell'Anticristo. Oggi cominceremo con le linee di tensione e fino ad arrivare all'Anticristo. Sempre dalle 19 alle 20. Ricordo sempre che io sono Claudio Simeoni, che fa la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vediamo un attimo. Accidenti che loro. E trasmette. Dunque, io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, se qualcuno interessa approfondire i temi, e vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica, Vicenza. Pronto? Scusami, si può trovare in libreria quel libro lì che stai pubblicizzando? Quale, il libro dell'Anticristo? Sì, grazie. No, li fornisco io, roba che ho scritto io, e li tiro sulla computer. Non ho capito, ma io posso averlo privatamente? Sì, cioè. Sì, uno me lo chiede, si mettiamo d'accordo, insomma, nessun problema. Ma io sono di Bassano, hai qualcuno che di queste parti? Guarda, non ti preoccupare, per fartelo avere non è nessun problema. Se mi dai un copio di telefono a casa te lo dico, però vabbè, insomma, dopo magari ne discutiamo. Sì, posso avere qualche... Sì, sì, sì. Sì, vuoi dirmi il numero? Non so. No, il numero devi cercarlo sull'elenco telefonico. Di Marghera. Insomma, per avere questo libro qua posso rivolgermi anche lì a Marostica? Non so. No, mi telefoni a me a casa. Posso? Sì, allora. Sempre te lo faccio avere su a qualcuno. Va bene, grazie. Allora ti trovo il tuo numero sul sì, telefono. Esatto. Va bene. Allora, scusa, mi dici. Claudio Simeoni. Grazie. Marghera. Di Marghera? Sì. Grazie, ciao, grazie. Ciao. Pronto? Ricordo sempre che i libri che ho scritto io li ho in computer, ne stampo quando mi viene richiesta, ne stampo una copia e la do alla persona, insomma.
I prezzi, io li ho sempre, fino all'altro ieri li ho sempre dati gratuitamente, cioè il materiale che avevo l'ho sempre distribuito quando qualcuno me lo ha richiesto. Adesso chiederò un contributo per poterne stampare ancora, anche perché il materiale che do gratis l'ho finito. E poi il contributo sarà quello che uno vuole o può, insomma, a meno che non voglia pagare e finire là, insomma. Cioè, se la persona gli interessa glielo do e mi dà il contributo che vuole. Se invece la persona dice a me non me ne frega niente di te, mi interessa leggere le tue cose e basta, per esempio il controllo 7 di Bologna mi ha ordinato due libri, chiaramente al controllo 7 di Bologna gli ho fatto un prezzo e l'ha chiuso il discorso. Una persona che vuole e chiudere il discorso, gli facciamo un prezzo e l'ha chiuso. Se invece una persona è interessata, io glielo do, lei se lo vede e poi mi dà un contributo per, in base a quello che lei ritiene, per poterlo stampare. Questo è il mio discorso. Naturalmente poi ognuno sceglie, io li tiro a computer e c'è un certo costo, insomma, cioè non è facile, anche perché sono abbastanza grossi, io faccio il carattere più piccolo possibile con la formattazione più chiusa possibile, però c'è un certo costo. So che l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti sta tentando di fare delle nuove formattazioni per arrivare a una formattazione che sia standard, che sia vendibile, insomma, che sia a bassissimo costo. Vediamo cosa riusciranno a fare. Allora torno a ripetere, è Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Ah, questi libri sono scritti da uno che non sa scrivere, per cui se vi interessano le idee va bene, se vi interessa un tipo di scrittura, un tipo di scrittore, scordatevelo. Benissimo, ora noi finiamo qui la trasmissione, ci sentiamo alle ore 19 per la seconda parte di Magia, Stregoneria, Paganesimo, e in quella trasmissione leggerò il libro dell'Anticristo. Arrivederci e a risentirci.